signor Allen, ne parleremo la prossima settimana. Sì. Ora uscite da quella parte, accompagni il signor Allen che è americano e che non si orienta bene in questa nostra isola che non c'è. Noi siamo un popolo di eroi, siamo un popolo di santi, di navigatori, ma anche di trasformisti. Quanto siamo cambiati, ma vi ricordate, non so, ai tempi di Rita Hayworth, come eravamo, come erano i nostri... Eccola qua, hai visto come l'ho nominata? Amado mio, love me forever, and let forever begins tonight. Amado mio, love me my darling, and let forever with delight. Volevo dire come eravamo ai tempi di Rita Hayworth e come dire come eravamo ai tempi di Marilyn Monroe, no? Ma che è già arrivata? Bene, speriamo che l'Italia si trasformi così rapidamente come si è trasformata Masha. Noi non possiamo che continuare a veleggiare per il nostro destino con il nostro grido ormai fatidico di barzellettiere d'Italia. Avanti, eccoli qua. Ciascuno chi vincerà si batterà con colei la quale ha vinto la manche precedente. Abbiamo Giorgio Danieletto e Angelo Belgiovine. Il destino, il fato, chiamalo come vuoi, la circostanza, il momento vuole che sia Giorgio a cominciare con il nostro... Allegaggio! Allegaggio ad arrivare là, bravo, bravo. Due amici si incontrano dopo un po' di anni e uno che dice, te che tu sposa? Sì, che tu sposa ben. Sì, go sposà una brava donna. E ti, Mildise, a go sposà una donna brutta, ma brutta contro tutte le tentazioni. E agli occhi storti, a bocca grande, a riccia grande, ma brutta come un orrore. Ma pa'l commercio e avai un stato. E dopo ho avuto due gemei, ancora più brutti di sua mamma. Nessuno guarda pa'l strada dall'orrore chise. Ma pa' il commercio più bravi di sua mamma. Ma che commercio ghetto? A gol trenin fantasma, gli ha detto. Applauso, applauso per Giorgio. Dobbiamo vedere il nostro coccodrillo cosa decide. Beh, devo dire che il 6 non è un cattivo voto. Angelo, tocca a te ed ecco il nostro... Due amici balbuzienti, il primo al secondo. Ciao. Lo sai che a Milano hanno aperto una scuola per balbuzienti? Perché non balbettiamo bene? Applauso, applauso, applauso! Per ora siamo alla pari, Giorgio, vai, tocca a te, siamo alla pari, la partita è tutta da decidere ed ecco che parte il nostro... Bravo. Un uomo eccentrico passa davanti a un bar. E c'è un gruppo di ragazzi che dice ah cuia, ah froscio, villanacci di ragazzi, domani passo col mio lupone. Il giorno dopo col suo lupo lì
passa davanti il bar e lupa. Vediamo, Bobby, se hanno il coraggio di prendermi in giro oggi, Bobby? Arriva davanti i ragazzi. Cura! Froscio! Bobby, mordili! Bau, 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 bau! Applauso, applauso, applauso! Io... Forse c'era un altro modo per definire quella particolarità, ma insomma il destino così ha voluto, oramai l'hai detta, ed ecco Angelo che parte con il nostro... Grossissimo giocatore di poker, dopo l'ennesima partita, torna a casa, si ferma davanti al suo portone, guarda la finestra e chiama. Pa! Papà! Pa! Babbo! Papà! Pa! Il padre si affaccia. Oh, ma che? Pa! Solo tu mi puoi capire, solo tu mi puoi capire! Ho quattro assi! Quattro assi, cosa avresti fatto? Wow, e che domanda come fai, voglio? Mi sarei giocato la casa. E scin che hai perso. Applauso, applauso, applauso. Eccolo là. Che cosa è accaduto? Soltanto per un punto. Mi dispiace, Giorgio, sai che è accaduto? Che tu hai fatto 13, però hai fatto 13, non è male. Purtroppo lui ha fatto 14, quindi Angelo passa, tu forse puoi sperare in un ripescaggio. Complimenti, complimenti. Non andate via, perché adesso sta per accadere una cosa così abbastanza particolare. E guarda che cosa accade, guarda che cosa accade, guarda là, guarda che accade. Malizia al germe di grano e betulla è una linea tutta nuova, pensata appositamente per la bellezza e la salute dei vostri capelli. Lacca forte, che fissa con leggerezza. Oil non oil, che protegge i capelli e non unge. Balsamo spuma, nutre e ammorbidisce i capelli delicatamente e non occorre risciacquo. Spuma forte, per una messa in piega a tutto volume. Ma la grande novità della linea Malizia al germe di grano e betulla ve la sveleremo ora. Ma come ti vedo male? Dici? Sì, effettivamente sono stata dal dottore, che però mi ha detto lei ha una salute di ferro. Dico, apposta mi sento così arrugginita. Vedo, vedo. Vedo? Che cosa vuoi dire con vedo? Guarda, guarda che a 18 anni, quando passavo io, gli uomini si voltavano tutti. Si voltavano dall'altra parte per non sentisse male. Effettivamente? Effettivamente. Ancora insisti con effettivamente, eh? Ma lo sai? Ma lo sai che io ho avuto un uomo che un giorno mi ha detto: ma nessuno ti ha detto che sei così bella? Dico, no, caro. Dice, allora perché sei ancora convinta di essere bella? Ma chi te l'ha detto? Ma dimmi la verità, qual è il segreto della bellezza dei tuoi capelli? Semplice, mia cara. Io affido la bellezza e la salute dei miei capelli alla nuova linea di Malizia al germe di grano e betulla. E soprattutto al prodotto rivoluzionario dell'anno, shampoo, balsamo, spuma. Che è molto più di uno shampoo. È shampoo, è balsamo, è l'unico in spuma, è l'unico con il tasto erogatore che permette un dosaggio senza sprechi. Quindi potete usarlo fino a 50 volte, un bel risparmio, eh. E poi lo shampoo balsamo in spuma di Malizia è neutro, è delicato. E la sua morbida schiuma concentrata esalta i benefici del germe di grano e della betulla per fare dei vostri capelli, dei capelli da diva. Malizia, profumo d'intesa. Che danza sì, ciribiribì, che bel nasino, che bei denti, che bel bocchino, ciribiribì, che bel bacino, che sguardo dolce da assassino, ciribiribì, 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 che bel faccino.
Che cosa non si fa per essere belli? Ma perché cerchiamo di essere belli? Che cosa deve accadere alla nostra esistenza se poi è così, a volte, gravata di problemi? Abbiamo qui una testimonianza particolare di una signora. Grazie signora, venga signora. Io non ho capito bene, però lei ci deve parlare di un problema, siccome noi qua diamo asilo umoristico a chi lo vuole. Signora, vuole raccontare la sua vicenda? Perché è una vicenda sentimentale, credo di capire. Prego. Oh Pippo, Pippo. Sì, signora. Giulia, ogni volta, tutta l'Italia l'ha dato, tutto quello, non è vergogna, non è vergogna, non è una mugliata, non è mugliata, non è mugliata, qua, insomma, la tassa è mia cusca, perché io non c'è nessuno, faccio solo, che mi piace, 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 che mi piace. Certo signora, come no, la signora, come avete capito, ha parlato di suo marito. C'ho un nominato. Signora, si vuole essere più chiaro, ho capito, anche sigarette, cioè è uscito a comprare le sigarette. Prego signora, se potesse parlare con maggiore chiarezza, prego. A un certo punto che l'una non sorteva, due non sorteva, tre non sorteva, quattro non sorteva, ma non aveva le cose sigarette. Sono stato brighi, certo signora, che lei l'ha cercato, ha chiamato Carmela e non c'era più suo marito. Signora, se lei potesse concludere con maggiore chiarezza, distenda meglio le parole, cerchi. Prego signora, allora che cosa è successo? Ci dica per favore. Oh Pippo, Pippo, Pippo. È l'unica cosa che si è capita, signora. Prego. Un dialetto italiano questo, mica una invenzione. Prego, signora, dica, prego. Scusate, facciamola finire, se no. Chi è successo a lei questo? Cioè, Dica. Marito. Suo marito. Questo andava a chiedere questo a me. A me! Questo pure si è capito! Pippo. È scappato con la gamba a caia, era questo. Madonna mia, che dramma! Scusi signora, ora cerchiamo di capire, per favore! Torna tu. Ecco, avevano detto che era una bella storia, una storia di perdono. Alla fine suo marito ha detto, dopo una lunga assenza, ho trovato la marca di sigaretta che cercavo e torno a casa. Ecco, questo è quanto. Meno male, come vedete, è una storia edificante, una storia di perdono, una storia che finisce bene. Il marito della signora senz'altro la sta ascoltando. Signora, se vuole invitarlo, se vuole dirgli quello che gli deve dire, noi gliene siamo grati ed è un bel momento. E là, signora, si faccia coraggio, non si faccia prendere dall'emozione e dica a suo marito quello che deve. Prego, la sta ascoltando di là lui, suo marito. Fangul! Ecco, grazie signora, grazie, scusate. D'altro canto era una testimonianza che noi dovevamo dare. La signora ha concluso come credeva. Noi diamo asilo umoristico a chi ne ha bisogno e in questo momento abbiamo bisogno di respirare un attimo. Meno male che c'è la pubblicità. Ma viene da piagne. C'è Feeling, c'è Heineken. L'irresistibile leggerezza di Woody. Il booster saporito e leggero. Qualità Aya. La candeggina si usa solo sui capi bianchi e resistenti, mai sui delicati. Eh no,
Oggi c'è Omino Bianco Candeggina Delicata con formula rispetto totale, per candeggiare anche i delicati e i colorati, in tutta sicurezza. Omino Bianco Candeggina Delicata, delicata sui delicati, sicura sui colorati. Garantisce Omino Bianco. Stasera, mangiamo leggero. Leggero? Prego, prego, scegliere! Mozzarella. Ehi, sicura che sia veramente leggera, veramente? No. Prendi questa, mozzarella light dai Marnizzi. Ha solo il 10% di grassi. Leggera, veramente. E ti sentirai... buona. Veramente leggera, veramente. Leggera, leggera, leggera. Mozzarella light, veramente leggera, veramente. Per garantirvi il piacere di una bella giornata di sole, assicuratevi la protezione di Multifilter, che con le sue quattro azioni vi mette al riparo dai pericoli di una prolungata esposizione al sole. Multifilter si prega di non disturbare. È uscito Nord Sud-Ovest Est, il nuovo album degli 883. Nord Sud-Ovest Est, un album con 10 nuove avventure scritte ed interpretate dagli 883. Sì, lo so. Chrysler Voyager, automobili per gente libera. Hai problemi con i tuoi capelli? Sono secchi, danneggiati. Puoi tagliarli o prendertene cura con Testa Nera. Testa Nera riequilibra la struttura dei capelli e ridona loro la naturale vitalità e luminosità. Ricorda, Testa Nera, soluzioni cosmetiche per capelli. Con Mister Verde, la forza verde che dissolve la patina opaca e fa tornare ogni giorno il tuo water splendente, come nuovo. E da oggi la nuova confezione è ancora più facile da usare. Mister Verde, il water splende di nuovo. Che bell'aria fresca. Ecco una novità fresca fresca. Telenordic, il telecomando per tutti i ventilatori da soffitto Vortice. Fatemene installare uno dal vostro elettricista. Per riavere bianchissimo un bucato molto sporco, che cosa fa? Faccio il prelavaggio, un po' di ammollo. Con d'asciutto tutto questo non serve. Ah, lo provo. Poi glielo so dire. Com'è andata con questo d'asciutto? È andata bene. Ho fatto la festa del compleanno della bambina. C'erano delle belle patacche di unto qui sopra. Il bianco è venuto splendido. Un bianco da 10. Ho usato il diffusore, ho messo un pochino di Dash Ultra senza prelavaggio né ammollo. Tornerebbe al suo sistema tradizionale? No. Dash Ultra. Più bianco non si può. Nastro Azzurro, quel grande gusto che ci unisce. I salumi di Casa Romagnoli. Buoni e semplici come una volta, ma controllati come si fa oggi. Casa Romagnoli, il piacere delle cose migliori. Ve lo dice Galvani. Eccoci qua, l'isola che non c'è, il luogo della fantasia, eccoci qua. Come potete vedere, io e Pippo questa settimana siamo finiti sulla copertina di TV Sorrisi. Siamo andati in giro per Roma su una Bugatti favolosa del 1935. È un concorso che mette in palio TV Sorrisi Canzoni, una Bugatti per voi. Partecipate, perché la Bugatti è veramente favolosa, ve lo posso garantire. E se lo dice lei, c'è da crederci, vai, vai Pamela. Guardate che sul concorso
La Bugatti del concorso è una vera Bugatti del, mi pare, del 1935, che corre a 100, è veramente una cosa rara, a 150 km all'ora. Ogni settimana tutti coloro i quali mandano delle barzellette a Sorrisi e Cazzoni, e sono tantissime, vengono, come dire, premiati. C'è un premio in particolare, cioè l'ultimo dei tre, insomma le ultime, le prime tre barzellette, le ultime a seconda di dove si guardano le cose. Spiego meglio, per esempio Patrizia Azzeri da Capoterra, Cagliari, è arrivata terza questa settimana con questa barzelletta. Il direttore di un carcere chiama un ergastolano e dice: 4 anni fa ti sei fatto togliere l'appendicite, 2 anni fa le tonsille, l'anno scorso una verruca, adesso una cisti. Se ti sei messo in testa di uscire da qua dentro un pezzo alla volta, ti sbagli. Il seconda classificata questa settimana, Veronica Battagli, San Vittore Olona, Milano. Prego. Una famiglia organizza una festa perché il bambino ha cominciato a parlare. Arriva tutta la famiglia, i parenti, il bambino si avvicina alla nonna e fa: nonna, nonna, e la nonna muore. Si avvicina al nonno e fa: nonno, nonno, e il nonno muore. Si avvicina alla mamma e fa: mamma, mamma, e la mamma muore. Sta per avvicinarsi al padre, il quale dice: per favore figlio mio non parlare. Invece il bambino fa: papà, papà, e muore il vicino di casa. Sono barzellette, che ci volete fare? Sono barzellette. Io chiedo scusa anche per il fatto che noi le contrabbandiamo come fossero chissà che. Sono barzellette. E la barzelletta che ha vinto questa settimana, la battuta, oserei dire, è questa. Sapete cosa fanno 2 pidocchi sulla faccia di Martinazzoli? Giocano a golf. Questa giustamente ha vinto. Perché ha vinto? Perché è la più originale. Comunque, telefonate, partecipate a questo nostro concorso, il concorso di Sorrisi e Canzoni, al numero verde, che vuol dire che non pagate, quindi potete telefonare quando vi pare. Il numero è 1-67-826066, 826066. E adesso, siccome stanno per arrivare dei bambini terribili, forse è meglio che passiamo da quella parte. Guarda come sono terribili questi bambini, guarda. Facciamo quello che possiamo, e non so come definire l'immagine di Pamela bambina, ma eccola qua. Grazie, grazie, andate anche con i balletti, con le barzellette. Noi cerchiamo di tirarci su in qualche modo, perché i nostri signori politici non ci hanno detto, non ci dicono, siamo impreparati noi, che come ci si comporta davanti alle disgrazie, davanti, che so io, ai terremoti, come qualcuno ha cercato di chiedere, no? E ha detto, dice: scusate, ma
Ma di fronte ad Avellino, se dovesse tornare il terremoto, dice: che cosa dobbiamo fare? Dice: puoi fare soltanto due cose. Uno, stai vicino alla porta. Due, assicurati che la porta sia a Milano. Ora, non si può più bleffare. Vi ringrazio di aver sottolineato questa scemenza. Il fatto che ormai la verità si sa, i signori politici lo sanno, non si può dire una cosa per un'altra, come quel politico che di recente ha fatto un comizio, poi ha chiesto a uno dei presenti, dice: le è piaciuto il mio discorso? Dice: molto. E qual è il passo che gli è piaciuto di più? Quando è sceso dal parco, onorevole, quello è stato veramente il passo più bello, come dire. Volevo significare, perdonatemi, che noi con le nostre barzellette cerchiamo un po' di dimenticare i guai, cerchiamo di dire che forse si può ancora ridere, ed è per questo che grazie a Dio siamo arrivati alla semifinale con ben tre concorrenti, ed eccoli, barzellettieri d'Italia, avanti! Già tre eroi, abbiamo già proprio tre pezzi grossi. Claudio Fadda, visto come ci vuole poco ad avere successo, Adele Spadaro, Angelo Belgiovine. Una barzelletta ciascuno, attenzione, questa è come dire una botta secca, soltanto due passano, uno tornerà a casa, è la volta di Claudio, che parte incoraggiato dal nostro... Bravi ragazzi, bravi anche voi, poi li porteremo giù. Firenze, un signore va alle cascine, a Donnine, che arriva da una: senti, che vieni con me, io ti do 300.000 lire, però c'ho un vizio, io picchio, picchio. Che tu fate? Picchio, io picchio. Che picchi di morto? Finché non tu mi rendi le 300.000 lire. Applauso, applauso! Questo è come dire, sette. La stessa barzelletta che si conosce in tutta Italia è stata raccontata in fiorentino, alla volta adesso di Adele Spadaro, che viene invitata da un nostro più delicato. Allora, c'è un frate che fa l'autostop, si ferma una bella signora bionda e fa: padre, vuole un passaggio? Sì, grazie, figliuolo, si può accompagnare fino al monastero, ma prego, si accomodi. Beh, siamo in piena estate, fa molto caldo, lei è una bella donna, lui è un bel frate, insomma, succede lo zighidi zighidi. Beh, passa un anno, e allora la signora bionda, tornando per quei luoghi, si ricorda di quel frate, presa dalla nostalgia, va al monastero, bussa, apre un frate e fa: dimmi figliuola, chi c'è? E senta, padre, io vorrei parlare con frate Gabriele. Figliuola, ma tutti noi ci chiamiamo Gabriele. Sì, ma veda, il Gabriele che dico io è alto, sa? Alto 1,90! Figliuola, ma tutti noi siamo alti 1,90! Sì, ma il Gabriele che dico io ha gli occhi azzurri, azzurri! Figliuola, lo vedi? Abbiamo tutti gli occhi azzurri. Senta, padre, io non vorrei sbagliare, guardi, né in eccesso né in difetto. Mi pare che fosse 28 centimetri. Oh, oh, oh. Di 28 ce n'è uno, tutti gli altri ne ho 31. Applauso per Adele, applauso! Adele arriva ad 8. Grazie. Vabbè, abbiamo capito che Adele vi è andata bene. Io devo ringraziare Adele per lo zighini zighini, grazie. Adesso tocca ad Angelo, che parte con il nostro, bravo, più delicato, creazione dell'uomo.
bravissimo! Applauso, applauso, purtroppo la matematica non è un'opinione, lo dico per, purtroppo per Claudio che molto sportivamente ha dato la mano a queste due clature. Claudio può sperare e non il ripescaggio. Vi ringraziamo, ve la vedrete presto all'ultimo, vediamo chi dei due la sponterà questa sera. Coraggio, andate, grazie, grazie, grazie. Qui all'isola che non c'è, le avventure non finiscono mai. Ed ora è la volta di una vera, autentica avventura. Un'avventura di quelle persone che sanno misurare se stessi soltanto se compiono delle imprese immense, delle imprese che superano, come dire, i limiti dell'uomo. Ed eccoli i nostri uomini veri due. Noi, uomini veri due, siamo capaci solo di avventure non limits. Imprese dove riconosci te stesso solo oltre la capacità umana. Per questo abbiamo raggiunto Cap Horn, io e il mio marinaio Mackenzie. Ma nel mezzo del mar dei Sargassi siamo stati sorpresi da una tempesta come l'uomo non ha mai visto. Avevamo a sinistra ondate alte 7 metri, a destra ondate alte 10 metri. Abbiamo superato prima quelle di 7, poi quelle di 10. Sto ancora a aspettare le 3 ondate di resto. E dopo 3 giorni di tempesta eravamo ancora soli, noi, uomini veri due, sulla nostra 12 metri, che non si chiama il Moro di Venezia, ma il Boro de Pomezia, preda dei flutti assassini, i cosiddetti flutti di mare. Che se avessimo portato un po' dei limoni, perché non li hai portati? Perché non li hai portati? E finalmente riusciamo a spiegare le vele. Dico finalmente, perché nessuno prima ci aveva spiegato come si spiegavano le vele. E le vele nitrivano al vento, e il vento nitriva le vele, e i cavalloni nitrivano alle cavallone, e ci sussurravano: siete due eroi! Siete due uomini veri due! Siete due temerari, siete due capitani coraggiosi, siete due imbecilli, perché sta la nappa rirotta e attorno indietro. Ma noi, uomini dal sangue freddo, dio un po' pure te che sangue freddo abbiamo. Sì, abbiamo un sangue talmente freddo che quando lo andiamo a donare ce lo estraggono a cubetti. Taci, Mackenzie. Taci sua, signor capitano, scusi. Abbiamo raddrizzato la lotta con la sola forza della nostra intelligenza. Soprattutto la mia, vero, perché? E abbiamo incontrato una vaiana nana su una piroga avana. E abbiamo tentato di farla nostra. Mm. Io, il mio marinaio Mackenzie e la vaiana nana. Noi, uomini veri due, avaiana nana una. Eppure nana. Sfiga! E poi all'improvviso si è levata la nebbia verso Cap Horn. Non si vedeva un corn. Una nebbia fitta, ma così fitta che per poter andare avanti abbiamo dovuto mettere la fetta prosciutto davanti alla prua. E affettare il prosciutto con le mani. Taci, Mackenzie. Taci su, signor capitano. Scusa. I marosi erano già tutti rosi. Perché dice che era appena passata una comitiva di marinai democristiani e socialisti. Ma noi siamo andati avanti lo stesso. Io e il mio marinaio Mackenzie. La bitta bittava sulla coppa, la coppa coppava sulla bitta, il bonpresso sul cassero, e il cassero ci stava sul cassero. Quando all'improvviso abbiamo cominciato ad imbarcare acqua da tutte le parti e ci siamo messi ad urlare: falla poppa! No, falla prua! Nell'indecisione ce la siamo fatta addosso. Io e il mio marinaio Mackenzie, una traversata cominciata con sogni di gloria. È finita nella merda. No limits, noi. No. Uomini veri due. Taci, Mackenzie. Sempre taci sua, signor capitano. Noi, uomini veri due, vi diciamo che adesso ci sono 2 secondi di pubblicità. Come la pubblicità? Sì. Taci, Mackenzie. E sempre taci sua, signor capitano. Estate, gin tonic. Gin, come Gordon's gin. Le reclute, signore. Bene, ragazzi. Voi non siete verdure qualunque. Nelle mie mani voi diventerete un grande contorno. Come vi chiamate da oggi? Tutti i giorni, signore. Bravo, figliolo. Tutti i giorni, i tuoi contorni Saclà.
Non soltanto verdure sceltissime in olio di oliva, ma grandi ricette per grandi contorni, ai carciofi, ai funghi e altre esclusive ricette. Nelle mani di Saclà, la natura diventa bontà. Hip hip Saclà! Un assorbente così sottile. Lineseta Ultra, un assorbente nuovo, ultra sottile e ultra assorbente. Poi l'ho provato perché è Lines. E l'asciutto mi ha conquistata. È stupendo per tutto il ciclo. Vedi, è incredibilmente sottile, ma assorbe come i migliori assorbenti normali. Per questo è ultra. Il flusso è catturato dagli strati ultra assorbenti e il filtrante seta rimane asciutto e pulito. Lineseta Ultra, con e senza ali. Addosso senti solo asciutto e pulito. Atai Paraflu. Paraflu? È buono para frio e para calor.